qualche appunto sulla notazione scientifica. In generale, è comodo scrivere i numeri dividendo la parte decimale, tipicamente con un numero compreso tra 1, qualcosa e 9, qualcosa, e un ordine di grandezza espresso come una potenza di 10. Ad esempio, anziché scrivere per esteso questo numero, che se voi fate la moltiplicazione diventa 325 seguito da 6 zeri, lo scrivo in questa maniera: 3,25 per 10 alla 8, cioè separo il coefficiente decimale dall'ordine di grandezza. Questo è comodo quando avete a che fare con calcoli che richiedono moltiplicazioni con numeri molto grandi o molto piccoli. Anche usando la calcolatrice è più comodo fare in questa maniera. Ad esempio, moltiplicare o dividere tra loro con la calcolatrice i numeri decimali che hanno tante cifre, quindi le moltiplicazioni o le divisioni sarebbero estremamente lunghe da fare a mano. Mentre per quanto riguarda gli ordini di grandezza, basta usare le potenze, le proprietà delle potenze. Ok? In questa maniera qui. Allora, faccio qualche esempio intanto. Ad esempio, il numero 3156 lo scrivo come 3,156 per 10 alla 3. Allora, qui potete fare due cose. Intanto verificate che è vero. Se io prendo 3,156 e lo moltiplico per 10 alla 3, sposto di 3 posti la virgola verso destra e riottengo 3,156. Però supponete che dovete fare la cosa inversa. Avete il numero decimale e volete scriverlo in notazione scientifica. Allora, quello che dovete fare è questo. Complessivamente voi moltiplicate per 1, cioè da 3,156 a 3,156. Voi ci arrivate dividendo per 1000, però voi non potete cambiare il vostro numero così. Allora, se avete diviso per 1000 per ottenere questa parte, moltiplicate per 1000, cioè per 10 alla 3. Complessivamente moltiplicate per 1. Sapete che quando moltiplicate un numero per 1, il risultato non cambia. Allo stesso modo, considerate questo, 0,008. Se io lo scrivo in notazione scientifica come 8 che moltiplica 10 alla meno 3. Infatti, verifichiamo, da 0,008 a 8 voi moltiplicate per 1000. Ho moltiplicato per 1000, devo quindi dividere per 1000 anche. Oppure che è equivalente a moltiplicare per 10 alla meno 3, che vuol dire 0,001. Facciamo un esempio con una misura. Ad esempio, io ho misurato una certa distanza e la esprimo con una unità di misura. Sapete che se voi in fisica mi date un numero, ma non mi specificate l'unità di misura, la cosa non ha senso perché il numero da solo non dice niente, a meno che non sia un numero puro, ma questo è un altro discorso su cui entreremo più avanti. Ad esempio, supponiamo che io voglio esprimere questa lunghezza in metri e ottengo 1,5 per 10 alla 2 metri, cioè 150 metri insomma. Io potrei benissimo esprimere questa distanza se per qualche motivo mi è più comodo in centimetri. Ricordo che da metri a centimetri si moltiplica per 10 alla 2 e ottenete 1,5 per 10 alla 4 centimetri. Oppure potreste esprimerlo in millimetri, ad esempio da centimetri a millimetri si moltiplica per 10, quindi ottengo 1,5 per 10 alla 5 millimetri. In ogni caso, il numero decimale, visto che stiamo usando potenze di 10, resta lo stesso. Quello che vi cambia è l'ordine di grandezza, che dipende dall'unità di misura in questo caso. Considerate anche un'altra cosa, se vi ricordate noi avevamo parlato delle precisioni intrinseche dei numeri, ossia se io vi do un numero ma senza specificarvi un errore, è sottinteso che c'è un più o meno 5 nella cifra che segue. Ad esempio, questo 1,5 vorrebbe dire 1,5 più o meno 0,05. Stessa cosa qui, stessa cosa qui. Quando voi scrivete un numero in notazione scientifica, è più chiaro separare l'aspetto della precisione con cui conoscete un numero dall'aspetto della dimensione del numero, cioè dell'ordine di grandezza, che spesso dipende dall'unità di misura che avete scelto, ad esempio metri 10 alla 2, millimetri 10 alla 5. Ed è per questo che quando scrivete un numero in notazione scientifica, il numero di cifre significative ve lo dà il numero decimale che avete, non l'ordine di grandezza. Quindi questo numero ha tre cifre significative, questo numero ne ha due, esattamente come questi. Ok?
Questo numero ne ha 4, questo numero ne ha 1. Scritto in notazione scientifica è più chiara la precisione con cui conoscete un numero. Ad esempio, se io scrivo 8.000, quante cifre significative intendo? Non è chiaro, ne intendo 1, 2, 3 o 4. Però se io scrivo 8,000 per 10 alla 3, allora io intendo 4 cifre significative. Se scrivessi 8,0 per 10 alla 3, intendo 2 cifre significative. Dal punto di vista matematico i numeri sono identici, però dal punto di vista fisico portano associata un'incertezza che è diversa a seconda del numero di cifre significative che avete. Per adesso mi fermo qui, poi magari nel prossimo video potremo fare un po' di calcoli utilizzando la notazione scientifica.